facilissimo, perché è talmente conosciuto che, diciamo, dire qualcosa per, che riassuma un po' il suo profilo di studioso e di professore non è facilissimo. È docente adesso di storia della filosofia alla Sorbona di Parigi, nonché direttore del centro Pierre Abelard di, sempre della Sorbona, fondato da Redimba, ma anche professore presso l'Università di Bari Aldo Moro come professore di storia della filosofia. E molti di voi però lo conosceranno perché insieme a Costantino Esposito ha curato in 3 volumi del manuale Filosofia, in particolare la parte sulla filosofia antica e sulla filosofia medievale, quindi abbiamo occasione anche di parlare con lui di persona, nonché autore, molti di voi l'avranno già utilizzato, di molte delle traduzioni comparse per la Bolchiani sul Dentet Essentia di Tommaso, il De Primo Principio di Buscot, dei commenti al Poezio di Tommaso d'Aquino, e infatti Tommaso nella ricezione del tomismo, Tunscoto, ma anche per esempio Teodorico di Freiberg, Giovanni Picardi di Lichtenberg, sono alcuni dei suoi temi di ricerca, per cui Pasquale è anche molto noto. Quindi per noi è un grande piacere averlo qui, non è tra l'altro la prima volta che ci onora, diciamo, della sua presenza, è stato varie volte ospite della nostra università, come tra l'altro Pasquale è ospite di varie università nel mondo. È un visiting professor che ha insegnato anche a Friburgo e a Roma per un semestre, se non sbaglio, quindi un'esperienza internazionale di grande respiro. Non tolgo troppo tempo alla bella lezione che ci aspetta adesso, no, è una fiducia. Il titolo della sua relazione, che preciserà più avanti, è Necessità, Eternità e Creazione, da Tommaso d'Aquino a Giovanni Tunscoto. La lezione durerà all'incirca un'ora e un quarto, e subito dopo ci sarà, e vi prego anche di approfittare dell'occasione, con gli scotisti che sono entrati, non vi avevo citato all'inizio, subito dopo la lezione ci sarà spazio per domande e discussioni. Approfitto anche per dirvi che due cose: questo è l'ultimo incontro di intersezioni, questo ciclo di seminari che ha organizzato il nostro corso di laurea, che quest'anno è giunto alla 3ª edizione e che l'anno prossimo noi replicheremo con altri ospiti, ma Pasquale è qui anche per partecipare a questo ciclo di seminari, cioè la lettura d'Antis organizzato dal professore Puccetti, a cui vi invito a partecipare perché sarà anche quella molto interessante, e si terrà giovedì alle 17.30 sempre in quest'aula. Invece domani, per i nostri dottorandi o chi eventualmente è interessato, ci sarà una discussione informale col professore Porro nell'aula 42B del Palazzo Parlangeli sullo stato della ricerca della filosofia medievale in Europa, quindi sarà occasione anche di confrontare i propri progetti di ricerca e di sentire anche che cosa si muove in Europa sul soggetto della filosofia medievale. Bene, questo è la mia... Con questo concludo e do subito la parola a Pasquale, poi ci risentiamo dopo per la discussione. Grazie. Grazie. Intanto è sempre per me un grande piacere essere qui a Lecce, non soltanto per i vincoli, i rapporti di amicizia che sussistono da tanti anni, ma perché credo che voi siate perfettamente consapevoli, Lecce è una delle capitali della medievistica filosofica, non solo in Italia, non solo in Europa, ma nel mondo. Insomma, voi avete la fortuna tanto di avere a Lecce quello che è attualmente il presidente della Società Internazionale per gli Studi di Filosofia Medievale, cioè il professor Loris Trudese, e che è una figura appunto riconosciuta come maestro in tutta la medievistica contemporanea. Ma intorno a Loris c'è un gruppo che conoscete benissimo, che è un vero e proprio cluster di eccellenza sulla filosofia medievale in Italia, quindi questo è un enorme vantaggio che rende invece più difficile venire dall'esterno a proporre qualcosa che sia minimamente sensato e originale. Il problema di queste presentazioni molto amichevoli è che mettono evidentemente molto in imbarazzo, anche soprattutto creano delle aspettative che è facilissimo deludere, e questo sarà quello che accadrà molto presto, quindi purtroppo bisogna stare alle regole del gioco, quindi ringrazio anche per questa presentazione immeritata e faccio soltanto altre 2 piccolissime premesse prima di iniziare. La prima riguarda un po' il titolo. In realtà, credo, non so se mi sbaglio, che il mio intervento si inserisse all'interno di un corso che verte principalmente sui concetti di eternità e creazione. Quindi credo che voi conosciate i testi forse già in profondità, sicuramente
vede meglio di me, quindi non insisterò su alcuni testi cruciali della disputa intorno alla possibilità di una creazione eterna nella seconda metà del XIII secolo. Credo che voi abbiate affrontato, rivolgo in particolare agli studenti, i testi di Boezio di Dacia e di Tommaso d'Aquino. Poi esaminiamo una questione un po' parallela, cioè quello dei rapporti modali collegati all'idea di creazione, soprattutto necessità e contingenza, che sono i concetti modali più semplici, cioè in che modo per esempio si può concepire la creazione, se come contingente o come necessaria, se la possibilità di una creazione eterna prevede o contempli da un certo punto di vista anche la possibilità di una creazione necessaria. Quindi in che modo la modalità rientra, per così dire, nell'insieme della dinamica dei rapporti tra la causa prima e quelli che sono i suoi effetti. Quindi insisterò soprattutto sui concetti modali, insisterò soprattutto, mi scuso con il gruppo degli scotisti, anche se in questo momento io lavoro più forse su Scotto che su Tommaso, però oggi insisterò principalmente su Tommaso e cercherò di spiegare perché, facendo soltanto un riferimento abbastanza limitato, ma secondo me è importante, a Scotto in quanto lettore di una certa teoria di Tommaso d'Aquino, sempre a proposito dei rapporti modali tra la causa prima e i suoi effetti. Quindi gran parte del peso cadrà su Tommaso, cercherò di spiegare anche subito perché. La seconda e ultimissima cautela preliminare è che probabilmente molte delle cose che sto per dirvi non sono, forse alcuni di voi li avranno già ascoltate, perché è un progetto di ricerca che porto avanti già da qualche anno e che in forme un po' diverse ho forse proposto anche in altre circostanze. Sempre, tra l'altro, il bello di queste possibilità, che vi ringrazio, è che sa sempre quella possibilità di sviluppare un elemento diverso, un aspetto diverso, di comprendere anche meglio, perché non c'è nessuna maniera migliore per comprendere dei testi, oltre che tradurre, o meglio ancora fare l'edizione, ma di doverli spiegare, che in questo significa evidentemente prendere una responsabilità, una posizione rispetto a quello che si legge nel testo. Perché dunque partire da Tommaso in questo caso? Non soltanto evidentemente perché Tommaso è una figura di riferimento per tutti i maestri di teologia e per tutti i maestri della facoltà delle arti, quindi per tutti i filosofi tra la fine del XIII secolo e i primi decenni del XIV, ma per un motivo ben preciso. Uno degli intenti del lavoro che ho cercato di portare avanti in questi ultimi anni. Adesso, detto così, mi rendo conto che possa sembrare un po' troppo affrettato e anche probabilmente anche eccessivamente ambizioso, è quello di provare a scostare un po' da Tommaso l'interpretazione neotomista, neoscolastica del XX secolo, del Novecento. Interpretazione che per carità ha dei meriti enormi, cioè il modo di riproporre anche Tommaso al centro dell'attenzione storiografica, ma che probabilmente, almeno su certi aspetti, ha enfatizzato alcuni elementi del pensiero di Tommaso a scapito di altri, e soprattutto per dei motivi che forse erano più sensati all'interno delle polemiche del XX secolo, a partire dalle polemiche antimoderniste, diciamo, di fine 800 e poi di inizio 900, o delle questioni intorno alla filosofia dell'esistenza, o di questioni interne, per esempio le polemiche tra domenicani e gesuiti nel XX secolo, facendo passare invece in secondo piano alcune delle tesi invece che costituiscono, secondo me, l'ossatura della metafisica di Tommaso d'Aquino e che sono state in qualche modo, non voglio dire rovesciate, ma profondamente modificate. E uno dei modi per rendersene conto non è soltanto evidentemente quello di tornare sui testi stessi di Tommaso d'Aquino, che è la prima cosa da fare in ogni caso, ma anche di notare la differenza tra il modo in cui il pensiero di Tommaso è stato percepito e recepito dai contemporanei, dai successori immediati di Tommaso, e per questo io cercherò di fare riferimento brevemente a un maestro della facoltà delle arti, cioè Sigeri di Brabante, e a un altro teologo, un francescano, cioè Giovanni da Ascoto, e invece quella che è la percezione contemporanea. Bisognerebbe sempre partire dal presupposto che forse i medievali avevano, cioè i contemporanei avevano la possibilità di comprendere un po' meglio quello che veniva proposto da qualcuno che era appunto l'oncologo. Per entrare subito direttamente in argomento, subito, insomma, dopo tutte queste premesse non è pure subito, vorrei partire da una citazione classica di Gilson, uno dei padri, per così dire, del neotomismo
novecentesco. Non so perché si succede così. Vabbè. E perché? Vabbè, da vedremo legge, dovete fidarvi a questo punto. Non so come mai. Ma il proiettore che inverte o già sul computer? No, sul computer si vede perfettamente. Sì, allora ma è soltanto la prima citazione forse che è danneggiata. Provo a leggervela, quindi, in ogni caso. È una citazione tratta dalle spie della filosofia medievale, cioè la serie delle Gifford Lectures che ci sono tenuto a Aberdeen all'inizio degli anni 30, e in cui si parla appunto della grande scoperta tommasiana agli occhi di Gilson, dei medievali in generale e di Tommaso d'Aquino in particolare agli occhi di Gilson, cioè l'idea, secondo Gilson, della contingenza radicale del mondo. L'idea che, secondo Gilson, si sarebbe appunto affacciata, è totalmente estranea al pensiero greco, è totalmente estranea in parte, secondo Gilson, ma questo era molto meno trattato anche al pensiero arabo, che sarebbe invece la grande novità della filosofia medievale, intanto che filosofia cristiana, nel senso tecnico dell'espressione utilizzato da Gilson, e in particolare di Tommaso d'Aquino. Scriveva dunque Gilson, leggendo nella Bibbia l'identità dell'essere e dell'esistenza di Dio, i filosofi cristiani non potevano non vedere che l'esistenza non è identica all'essenza in nient'altro che Dio. Ora, da quel momento il mondo cessava di significare solo la contingenza dei modi di essere, o anche la contingenza della sostanzialità degli esseri che si fanno e si disfanno, secondo le loro cangianti partecipazioni all'intelligibile della forma o dell'idea. Significava, sottolineo, la contingenza radicale dell'esistenza stessa degli esseri individui. Nel mondo eterno di Aristotele, che dura al di fuori di Dio e senza Dio, la filosofia cristiana introduce la distinzione dell'essere e dell'esistenza. Non solo resta giusto dire che, eccetto Dio, tutto ciò che è potrebbe non essere ciò che è, ma diviene giusto dire che, eccetto Dio, tutto ciò che è potrebbe non esistere. Questa contingenza radicale, è la seconda volta che nel giro di poche linee Gilson utilizza il sintagma contingenza radicale, imprime al mondo che essa colpisce un importantissimo carattere di novità metafisica, natura del quale appare interamente quando si pone il problema della sua origine. Dunque, scusate la lunghezza di questa citazione, tesi di Gilson sono stati i filosofi, i maestri scolastici a introdurre per la prima volta nel pensiero occidentale l'idea di una contingenza radicale del mondo. Questa è la grande novità del pensiero medievale, del pensiero cristiano, una novità totalmente sconosciuta, ripeto, al mondo greco, e questo viene rivelato soprattutto dalle discussioni relative alla creazione. E la tesi attraverso cui i medievali, in particolare Tommaso d'Aquino, avrebbero realizzato l'idea della contingenza radicale del mondo e la distinzione tra l'essere, esistenza se volete, e l'essenza. Quindi la distinzione tra essere e essenza diviene la tesi centrale di Tommaso d'Aquino ed è interpretata come uno strumento per spiegare la contingenza radicale del mondo. Ancora un'ultima citazione da parte di Gilson, sempre questa volta tratta dal tomismo, cioè la grande opera su Tommaso d'Aquino che Gilson ha rielaborato più volte in almeno 6 edizioni diverse, e in questo passaggio Gilson scriveva: questa composizione, cioè la composizione tra essenza e essere, tra essenza e esistenza, è reale al più alto grado perché esprime il fatto che un ente la cui essenza non è l'atto di essere non ha da se stesso modo di esistere. Dunque, perché la composizione tra essere e essenza è all'origine della contingenza del mondo? Perché significa che normalmente un'essenza creata non ha di per sé l'atto di esistere. Dunque, è per questo che c'è bisogno di una distinzione reale. Tutti gli enti sono, dunque, ma sappiamo anche che non sono a pieno diritto. Poiché è loro innata, questa mancanza di necessità esistenziale necessariamente accompagna l'intero corso della durata. Dunque, secondo Gilson,
per Tommaso d'Aquino tutti gli enti creati, tutte le essenze create sono caratterizzate da una mancanza di necessità esistenziale, cioè tutti gli enti creati sono assolutamente contingenti, in quanto esistono restano esseri la cui esistenza non trova alcuna giustificazione nella loro sola essenza. Anche qui difesa del carattere contingenza radicale del mondo, insistenza sullo strumento concettuale che avrebbe permesso di ottenere questo risultato, la distinzione tra essere e essenza, con una tesi molto forte che a noi forse sembra anche del tutto pacifica, cioè che tutti gli enti diversi da Dio non siano necessari ma siano contingenti, che vorrebbe dire contingenti in questo caso, l'essenza non contiene ad alcun titolo l'esistenza, non giustifica ad alcun titolo l'essere. Potremmo allora provare a sintetizzare i due presupposti fondamentali di questa lettura di Gilson. Nell'universo tommasiano tutti gli enti diversi da Dio sono contrassegnati da una contingenza radicale che viene intesa, l'abbiamo appena letto, come mancanza di necessità esistenziale. Quindi tutti gli enti, salvo Dio, sono contingenti. Questa contingenza si giustifica, si valida, si fonda in ultima analisi sulla distinzione tra l'essere e l'essenza. Una terza convinzione di fondo che si salda le prime due e che viene condivisa anche dalla maggior parte degli interpreti neoscolastici, e io devo qui lasciare da parte il fatto che in realtà Gilson non può essere considerato in senso stretto neoscolastico. Gilson ha, durante la sua carriera, ha polemizzato con altri neoscolastici come Gabriel Lagrange, e in effetti ha abbandonato la Francia, che è passato in Canada esattamente per questi contrasti, però diciamo possiamo parlare di un ambito generale del neotomismo, ma in questo caso è una convinzione diffusa, diciamo, del neotomismo novecentesco, il fatto che la metafisica di Tommaso d'Aquino, proprio per il ruolo che attribuisce o attribuirebbe la contingenza di tutti gli enti creati, si costituisce in sé come radicalmente alternativa al determinismo e al necessitarismo della tradizione greco-araba, cioè della tradizione peripatetica rielaborata dalla falsa dai filosofi in lingua. Bene, a me piacerebbe, che quello che sto cercando di fare in questo ultimo periodo, provare a mettere un po' in questione questi presupposti che vengono normalmente assunti come pacifici, come scontati, e spero che appunto che si possa invece vedere che la lettura dei testi e la lettura dei primi lettori di Tommaso suggerisce probabilmente una delle conclusioni che potrebbero essere diverse. Questo è dunque l'intento. Come ci arriviamo? Partiamo innanzitutto, forse la prima cosa da fare, dal modo in cui Tommaso d'Aquino stesso definisce le modalità. Quindi dal modo in cui Tommaso d'Aquino giustifica, per così dire, che cosa sono i concetti di necessario e contingente. Le definizioni più secche, più facili da utilizzare, si trovano probabilmente nella Summa Theologiae, nella prima parte. Il necessario è quello che non può non essere, quindi è quello che per sua natura non può non essere, nella questione 82, articolo 1 della prima parte, e il contingente è ciò che può essere e non essere. Queste sono le definizioni standard che Tommaso dà di necessario e contingente. Apparentemente non sono definizioni che fanno riferimento al tempo. Dico questo perché normalmente ci sono due tradizioni diverse, due modi diversi di interpretare le modalità, i concetti modali di necessario e contingente. Una prima interpretazione è quella che in senso tecnico si chiama statistico-temporale o frequentativa, è quella in cui si tende a dire che, per esempio, necessario è ciò che esiste sempre, in qualsiasi istante del tempo, impossibile è ciò che non esiste in nessun istante del tempo, è possibile ciò che talvolta esiste e talvolta non esiste. Questa è l'interpretazione, per così dire, un po' classica delle modalità che molti attribuiscono anche allo stesso Aristotele. Cioè, Aristotele avrebbe mantenuto alla fine un'interpretazione statistico-temporale o frequentativa delle modalità. L'altra grande possibilità di interpretare le modalità è quella che noi oggi chiamiamo controfattuale. Cioè, mettiamo totalmente da parte il tempo e cerchiamo invece di considerare che cosa accadrebbe di un evento rispetto al counterfact, cioè l'ipotesi controfattuale, nello stesso istante. Allora, per intenderci, chiedo scusa per la banalità degli esempi, ma
il fatto che io stia seduto in questo momento in questa aula è contingente o necessario? Se adottiamo il primo modo di leggere le modalità, cioè quello temporale per intenderci, il fatto che sia che io stia seduto in quest'aula è, dovrebbe essere un evento necessario se per tutto il resto della mia vita io resto seduto in quest'aula e non mi muovo mai, sono sempre seduto. È invece possibile se in un certo momento, cioè prima io non ero in quest'aula e non ero affatto seduto, e tra un po', liberandomi dalla mia conversazione, me ne andrò e quindi di nuovo questo evento si rivelerà appunto possibile perché talvolta c'è e talvolta non c'è. Secondo l'altra interpretazione, quella controfattuale, io non ho bisogno di stare a verificare l'intera durata del tempo per capire se l'evento è necessario o contingente, ma verifico l'ipotesi controfattuale nello stesso istante, cioè nello stesso istante attuale, nel tempo T1 per esempio, in cui io sono seduto, potrei stare in piedi? È chiaro, non le due cose assieme. Questa sarebbe una violazione del principio di non contraddizione, non è che posso stare seduto e in piedi nello stesso istante, ma in questo stesso istante, cioè mettendo da parte tutto il resto del tempo, così come sono seduto, sarebbe possibile che io sia in piedi? Se il controfattuale è possibile, allora l'evento che sto prendendo in considerazione è anch'esso possibile, se il controfattuale è impossibile, l'evento che sto prendendo in considerazione è necessario, quindi se il controfattuale è impossibile. Normalmente si dice che la prima interpretazione controfattuale in termini logici, naturalmente dal punto di vista della logica contemporanea tutti adottano il sistema controfattuale perché dicono che il tempo non ha nessun diritto di cittadinanza nel campo della logica modale, quindi non bisognerebbe mai fare appello ad elementi temporali. Poi si dice che il primo ad averlo elaborato sia appunto Giovanni Bernasconi. Per chi ha letto il Tractatus del primo principio ricorderà che c'è un passaggio preciso in cui Transcoto precisa che la necessità e contingenza vanno intesi in senso appunto, non uso il termine controfattuale, ma in senso, noi potremmo dire sincronico. Ecco, vedete, l'altra maniera per poter leggere le due modalità è l'interpretazione diacronica, cioè temporale, e quella sincronica rispetto allo stesso esame. Se noi prendiamo queste due prime, torniamo adesso a Tommaso, definizioni di necessario e contingente non sembrano essere delle definizioni in realtà temporali, frequentativo, statistico, diacroniche. In realtà sembra che si faccia riferimento più che altro a modalità intrinseche, quindi a una modalità di tipo sincronico. Poi è vero anche che i testi di Tommaso non sono sempre omogenei a questo proposito. Il caso forse più noto a tutti è quello della terza via della Summa Theologiae, cioè della terza possibilità di dimostrare che esiste qualcosa che noi chiamiamo Dio, perché nel passaggio della terza via si legge, siamo all'inizio della prima parte della Summa Theologiae, che ciò che è possibile qualche volta, talvolta, non è. Allora, questo invece è evidentemente per l'uso di un avverbio temporale, quando, quindi in qualche caso, sembra essere un riferimento a un'interpretazione invece diacronica, temporale delle modalità. E su questo presupposto Tommaso osserva che se fosse vero che tutte le cose erano in potenza non essere, allora qualche volta, altro avverbio temporale, in un certo periodo, in un certo momento, non ci sarebbe stato nulla nell'universo, che è un altro elemento, diciamo, di interpretazione statistico-temporale delle modalità. Però mi interessa soffermarmi sulla terza via, anche se questo ci porterebbe un po' troppo lontano, perché anche questo è un argomento che viene spesso frainteso. Ricordo cos'è l'essenziale della terza via di Tommaso d'Aquino. Tommaso osserva che nel mondo ci sono alcune cose che sono contingenti, che sono possibili. Osserva quindi che su queste cose possibili non potrebbero essere, tutto l'universo non potrebbe essere costituito soltanto da enti possibili o contingenti, perché altrimenti appunto ci sarebbe stato un momento in cui nell'universo non ci sarebbe stato proprio nulla. Quindi è opportuno che il possibile si radichi a qualcosa di necessario, cioè che a fondamento del contingente ci sia un ente necessario. Però attenzione, la terza via non si ferma lì. Tommaso aggiunge, a proposito di questo ente necessario, noi possiamo chiederci la stessa cosa. Cioè se questa cosa è necessaria per se stessa,
cioè perché possiede in se stessa l'origine, il fondamento della propria necessità, o se è invece necessaria per altri. E Tommaso ammette che qualche cosa possa essere necessario per altri. Ma poiché non si può andare all'infinito nella catena delle cause, bisognerà arrivare a qualcosa che è necessario per sé. Questo qualcosa che è necessario per sé è ciò che tutti chiamano Dio, conclusione della terza via. Perché sottolineo questo passaggio? Perché la prova, la terza via, non deve essere intesa, così come i suoi antecedenti, cioè Maimonide e Avicenna, come un passaggio dal contingente al necessario. Così non funziona la prova. Non è sufficiente a provare l'esistenza di un unico ente. Deve essere intesa come il fatto che tutti gli enti necessari a Baglio, peraltro, devono essere riportati a qualcosa che è necessario per sé, che è il Dio. Questo per quanto riguarda l'interpretazione. Interessante perché ci permette già di capire che già nella terza via Tommaso non sta contrapponendo la contingenza alla necessità, ma sta contrapponendo ciò che è necessario per l'altro a ciò che è necessario per sé. Qual è il presupposto implicito di questa modi di argomentare? Perché per Tommaso esistono altri enti necessari al di là della causa prima. Su questo Tommaso sta veramente lavorando sul materiale che ha tratto da Maimonide e da Avicenna. E Avicenna è il primo che ha detto che ci sono delle cose necessarie per l'altro, qualcosa che è necessario per sé, e Tommaso sta adottando questa cosa. Resterebbe da spiegare come mai Tommaso talvolta utilizza appunto questa struttura temporale frequentativa nella terza via. Qui sarebbe interessante fare un lavoro filologico, perché in realtà questa è una correzione dell'edizione di Onina che non si trova nei manoscritti. Il passaggio aggiunge per esempio quandoque o aliquando e si trova nel testo dell'edizione di Onina, ma la gran parte dei manoscritti non lo riporta. E probabilmente quello che in forma molto brachilogica, molto breve, Tommaso voleva dire all'inizio della prova, è che evidentemente come effetto della possibilità intrinseca, della contingenza intrinseca, si ha anche la durata diversa del tempo. Ed è quello che normalmente Tommaso ripete negli altri punti. Il luogo più importante è il commento all'interpretazione di Aristotele. Il motivo è molto semplice: l'interpretazione di Aristotele, capitolo 9, è il testo di eccellenza per porsi il problema sullo statuto dei concetti modali. E qui Tommaso è molto chiaro, cioè fa tutta una storia del modo di intendere le modalità, la fa partire da Boezio, dal commento di Boezio all'interpretazione. E dice: alcuni hanno pensato che le modalità siano connesse al tempo, cioè necessario, come abbiamo detto all'inizio, ciò che esiste sempre, contingente talvolta che ciò che esiste in un certo tempo e talvolta non esiste, e impossibile ciò che non esiste mai. Ma attenzione, dice Tommaso, seguendo Boezio, questo è un modo improprio di definire le modalità, perché fa riferimento agli effetti e non ai concetti stessi modali. In realtà il modo più corretto, secondo Tommaso, per interpretare le modalità del commento all'interpretazione è quello di fare riferimento alla modalità come caratteristica intrinseca delle cose. Quindi, ben prima di Giovanni d'Ascolto, Tommaso già opta per un'ipotesi controfattuale, per una lettura controfattuale delle modalità. Secondo lui, il necessario è appunto ciò che non può non essere per la sua stessa natura, e il contingente è ciò che per sua stessa natura può non essere. Quindi concetti che di per sé non hanno nessun riferimento immediato al tempo. Ancora per completare questo panorama del modo in cui Tommaso intende le modalità, per poi arrivare alla cosa che più ci interessa, e a questo punto cercherò forse di andare un po' più veloce. Intanto, per fare soltanto la testimonianza testuale di quello che sto dicendo, questo è un passaggio tratto dal commento al secondo libro della fisica, in cui vedete la definizione che Tommaso dà, una definizione puramente, per così dire, sincronica, controfattuale. Necessario è ciò che nella sua propria natura possiede la caratteristica di non poter non essere, e il contingente ut frequenta, allora ut frequenta è il modo in cui normalmente nel latino scolastico si traduce ho sepito poliù di Aristotele, cioè ciò che accade nella maggior parte dei casi, è quello che può non essere.
Il testo, invece, a cui facevo riferimento, il capitolo 14 del commento alle interpretazioni di Aristotele, in cui appunto sulla base di Boezio, Tommaso riprende questa storia dei diversi modi di interpretare le modalità e dice che l'interpretazione che fa riferimento al tempo è un'interpretazione, per così dire, a posteriori, cioè che riguarda gli effetti e non la natura. La prima distinzione è a posteriori, infatti qualcosa non è necessario perché sarà sempre, ma piuttosto, bisogna invertire il senso della frase, sarà sempre perché è necessario. Quindi è questo quello che secondo me è più interessante, cioè che Tommaso rigetta l'idea statistico-temporale delle modalità. Per questo conclude, alcuni interpretando meglio questo passaggio guardano alle modalità soltanto secondo la caratteristica intrinseca delle cose, cioè necessario è ciò che nella sua natura è determinato semplicemente ad essere, è impossibile ciò che per sua natura è determinato semplicemente a non essere, è possibile ciò che non è determinato per sua natura né a una cosa né all'altra. E molto interessante, secondo Tommaso questa è già l'interpretazione di Aristotele nelle interpretazioni. Quindi Tommaso legge il senso controfattuale sincronico già nelle interpretazioni di Tommaso. Questo soltanto per vedere la differenza tra i manoscritti della Dionimea, per esempio, un passaggio della terza via: impossibile è infatti che tutti ciò che sono tali siano stati, cioè contingenti, ma per esempio nei manoscritti si legge una gran parte dei manoscritti. La cosa interessante perché è una correzione veramente congettuale, cioè non ci sono motivi per fare questa correzione. È impossibile invece che tutte ciò che sono siano contingenti. Ma vedete, il sempre è stato aggiunto in sede di edizione della Dionimea, ma non si trova nei manoscritti. E ovviamente aggiungendo il sempre cambia totalmente la frase, si dà un'interpretazione molto più diacronica della terza linea. Questa anomalia, diciamo, dell'edizione di Omino era stata già notata da alcuni nella prima metà del XX secolo. È importante forse evidenziare le conseguenze filosofiche. Ritorno sulle conclusioni della terza via, quindi secondo quello che dicevamo, è che sulla scorta di Avicenna Tommaso ammette che ciò che è necessario può avere una causa della propria necessità e che pertanto necessario, secondo Tommaso, non è affatto sinonimo di incausato. Quindi attenzione, per Tommaso non è vero che tutti gli effetti sono contingenti, ci sono degli effetti che possono benissimo essere necessari. Secondo presupposto implicito della terza via è che non esiste un solo ente necessario, ma esistono più enti necessari. L'importante è che questi più enti necessari possano essere riportati a un solo ente necessario per sé. Sarebbe interessante, se avessimo tempo, ma possiamo rientrarci se mai avete pazienza e voglia nella discussione, sul fatto su come Tommaso si rapporti anche alle discussioni che erano state molto accese nell'ambito della falsa, della filosofia in lingua araba, sull'interpretazione modale dei rapporti causali. Perché fino adesso noi abbiamo parlato semplicemente della definizione delle modalità, necessario, contingente. Se applichiamo adesso queste coppie modali, necessario e contingente, ai rapporti causali, in realtà noi dovremmo raddoppiare un po' la questione, raddoppiare il problema, o perlomeno sdoppiarlo, perché noi potremmo considerare due aspetti diversi. Se volete, la stessa cosa che si fa nella fisica classica, cioè noi potremmo considerare da una parte lo statuto modale con cui le cause producono gli effetti. Per intenderci, è necessario che una causa produca un determinato effetto? O è semplicemente possibile che una causa produca un determinato effetto? Dall'altra parte, potremmo invece considerare lo statuto modale della produzione degli effetti. È necessario che un certo effetto si produca? O è semplicemente possibile che un certo effetto si produca? Qualcuno potrebbe dire, ma qual è la differenza? Cioè, se ci sono le cause, ci sono gli effetti. In realtà c'è una profonda differenza, è quella che nella fisica classica, se volete, è quella che passa tra un'interpretazione statistica, anche in questo caso, della causalità, e un'interpretazione dinamica della causalità.
perché per esempio una causa potrebbe sempre essere necessitata a produrre gli effetti, ma gli effetti potrebbero non prodursi perché vengono impediti da altre cause. Allora, la causalità della causa, perdonatemi il gioco della parola, è una causalità necessaria, il prodursi degli effetti, aspetto statistico, potrebbe invece essere contingente, perché altre cose si frappongono in mezzo. Questa discussione, che è una discussione classica nella fisica newtoniana, post-newtoniana, è in realtà già una discussione scolastica, che aveva contrapposto i due più grandi pensatori in lingua araba, cioè Avicenna e Averroè. A distanza, ovviamente, perché non sono mai stati contemporanei dal punto di vista cronologico o geografico. Tento di riassumere, per quel po' che mi è possibile, le due posizioni, di Avicenna e di Averroè. Secondo Avicenna, allora, scusate, prima ancora forse di arrivare ad Avicenna e Averroè, ricordo qual è il passaggio aristotelico che dà origine a questa discussione. Quando Aristotele deve parlare di come agiscono le cause, fa una distinzione tra gli enti animati e gli enti che sono inanimati. E pone la distinzione, diciamo, in questo modo, nel senso che nel caso degli enti inanimati non c'è mai quella che noi chiamiamo la possibilità di prendere due possibilità alternative, quelle che da Boezio in poi si chiameranno i contingenti verso una qualsiasi delle due direzioni, contingenze ad utente. Insomma, se io avvicino il fuoco ha un materiale che può bruciare, alla carta, non è che la carta, il fuoco può decidere di non bruciare la carta, né la carta può decidere di non essere bruciata. Quindi in questo caso, nel caso degli elementi irrazionali, la produzione, diciamo la causalità della causa e il prodursi degli effetti sono in qualche modo legati e sono in qualche modo necessari. Nel caso degli agenti animati, le cose cambiano, perché non è che un architetto o un muratore, passando, e l'esempio di Aristotele, passando a un mucchio di mattoni è costretto a fare una casa, è preso dalla furia di fare una casa e quindi è costretto a mettere su le cose, nel classico esempio di Aristotele. L'architetto o il muratore può tranquillamente decidere se farlo o non farlo. Questo è già un elemento interessante, perché in questo caso la causalità è libera dalla parte della gente. Ma, osserva Aristotele, ci sono altri fattori che determinano, per esempio, la contingenza. E uno è, per esempio, invece passivo, è l'indisponibilità della materia. Cioè il fatto che la materia offre in qualche modo resistenza. Il nostro amico architetto passa accanto a un cumulo di materiale di costruzione, decide di voler costruire una casa, ma il materiale è scadente, la cosa non riesce. In questo caso la volontà dell'architetto c'è. Quello che manca è la disposizione della materia. Questo invece è un caso tipico di contingenza che riguarda il prodursi degli effetti e non l'agire della causa. Quando leggono questi passaggi, tratti sostanzialmente dal libro Trita della metafisica, Avicenna e Averroè prendevano due letture completamente opposte. Secondo Avicenna, in realtà i rapporti di causa-effetto sono sempre rapporti fortemente determinati. Avicenna potrebbe essere considerato veramente colui che ben prima di Leibniz ha posto l'essenziale del principio di ragione sufficiente. Cioè, posta una causa, ne segue necessariamente l'effetto, e di qualsiasi effetto è sempre possibile indicare la causa propria, causa appropriata e necessaria. Quindi, e secondo Avicenna, i rapporti di causa e effetto sono sempre necessari. Cioè, appunto perché posta la causa, ne segue l'effetto, questo significa che non c'è, tranne in pochissimi casi che riguardano però l'agire umano, e anche lì Avicenna è abbastanza, insomma, più compatibilista che un vero paladino della totale libertà della vita, ma in generale da una causa seguono sempre necessariamente gli effetti. Naturalmente Avicenna si dovrebbe, a questo punto, dovrebbe fornire una spiegazione perché nel mondo non tutto avviene di necessità. E la spiegazione di Avicenna è una spiegazione estrinseca, cioè perché altre cause si frappongono. Altre cause si mischiano, per così dire, all'agire di altre e quindi impediscono il prodursi di determinati effetti. Normalmente le cause producono sempre, dovrebbero produrre al 100% i loro effetti, per l'interferenza estrinseca di altre cause accade che talvolta gli effetti non siano prodotti.
Averroè suggerisce una tesi forse più fedele ad Aristotele, contraria. Cioè, attenzione, quando Aristotele, sempre in libro Teta, definisce che cos'è la potenza e la possibilità, dice che la potenza, la possibilità, la dunamis, non va mai considerata in senso assoluto, generale, va sempre considerata rispetto alle condizioni determinate in quella circostanza. Ed è vero, Aristotele scrive questo. Quindi, dice Averroè, l'interferenza delle altre cause, i fattori estrinseci, non possono mai essere giustificati o chiamati in causa per giustificare i rapporti modali della causa. Fanno già parte delle condizioni che stabiliscono le condizioni della causalità in generale. Per intenderci, secondo Averroè, una causa che può essere impedita è di per sé una causa contingente. Cioè, il fatto che ci sia un impedimento esterno significa che quella causa non è una causa necessaria, ma se può essere impedita è già contingente. Se per esempio Dio è una causa, la causa prima, è una causa che non può mai essere impedita da altri agenti, allora significa che Dio è l'unico ente che agisce in maniera profondamente necessaria. Gli altri, dipende, se possono essere impediti significa che non sono cause necessarie, ma sono cause già in qualche modo contingente. Anche qui tiriamone subito le conseguenze. Per Avicenna, quindi, nei rapporti causali, quello che conta sono i fattori estrinseci. Quindi il fatto che ci sia l'interferenza, l'impedimento di altre cause. Per Averroè, i fattori estrinseci sono già riassorbiti nella potenzialità della causa, nella capacità della causa. Quando Tommaso prende posizione su questo dibattito, sceglie su questo punto specifico Averroè. Non è l'unico punto, sì. Noi siamo abituati a un Tommaso che normalmente è anti-averroista e altro, non è vero, in fisica Tommaso è molto spesso fedele ad Averroè, e su questo punto specifico ritiene che Avicenna sia sbagliato e che la posizione standard corrente sia quella di Averroè, cioè l'impedibilità esterna, i fattori estrinseci devono essere riportati sempre alla ai rapporti, per così dire, della causazione. Questi erano soltanto, per così dire, i presupposti. Adesso veniamo alle conseguenze che Tommaso trae da questa teoria. Una delle conseguenze più interessanti è quella che riguarda, per esempio, la dottrina di Tommaso sul caso, la fortuna, il fatto e la provvidenza. Anche qui tento di riassumere l'essenziale. Esistono degli eventi quindi che possono essere detti casuali nel mondo. Il caso è evidentemente una rivelazione di qualcosa di profondamente contingente, di non necessario, e anzi di contingente in un numero minore di casi, neppure ut frequenter o nella maggior parte dei casi. Come si può spiegare evidentemente il caso? Allora, Tommaso dà una risposta che è in linea con quella di Aristotele nel secondo libro della fisica. Cioè, in realtà, apparentemente in linea, tutti i fenomeni casuali sono il residuo di ciò che accade di norma nella natura. Aristotele aveva detto che la gran parte degli eventi accade appunto spesso secondo determinate caratteristiche, ma c'è sempre un margine per una causalità accidentale, cioè cose che non accadono esattamente secondo il 100%, per così dire, dei risultati. Questo residuo è l'ambito del caso, se si parla di cose inanimate, o della fortuna, se si parla invece degli enti che sono dotati di vita e anche possibilmente di razionalità. Caso e fortuna sono il residuo di quello che accade nella maggior parte dei casi. C'è una regolarità della natura. L'eccezione, per così dire, il residuo, è esattamente questa, quello che definisce l'ambito del caso della fortuna. Aristotele dice anche, evidentemente, che l'ambito delle cause per sé, delle cause essenziali, è più importante dell'ambito delle cause accidentali. Quindi qualsiasi causa accidentale deve alla fine essere riportata a una causa per sé, a un'anteriorità di una causa per sé. E nel cosmo di Aristotele le cause per sé sono molto semplici: la natura in quanto tale e l'intelletto. Quindi la fortuna è l'ambito delle cose che si producono accidentalmente, per usare la definizione di Aristotele, nel campo di ciò che avrebbe potuto essere oggetto di scelta desiderata,
facciamo l'esempio di Aristotele più semplice. Io decido di andare in piazza per fare una passeggiata, incontro una persona che ha un debito con me e riscuoto il debito, anzi il credito che avevo da tempo. Ora, perché questo è un evento fortunato? A parte che appare a tutti, perché fortunato, cioè, non tutti quelli che vanno in piazza ne ritornano con un po' di soldi, ma perché avrei potuto propormi? Cioè, potevo dire, io vado in piazza per trovare questo vecchio amico che ha un debito con me e chiedergli finalmente conto, ma quando è che mi restituisci i soldi? Quindi avrei potuto propormelo, essere un oggetto di intenzione. Non l'ho fatto, e in questo caso si dice fortunato. È fortunato perché poteva essere un oggetto di scelta, ma non lo è in questo caso specifico. L'altro caso aristotelico, che conoscete benissimo, di chi scava una fossa, diciamo, in giardino e trova un tesoro. Beh, anche quello poteva essere un oggetto di deliberazione, per così dire, ma in realtà è un evento puramente fortunato. Il caso invece è nell'ambito della natura, cioè quando qualcosa si verifica che poteva essere non nell'intenzione della gente, ma in questo caso nell'intenzione della natura, ma si verifica in maniera diversa. Ad esempio aristotelico, il cavallo che si salva in battaglia perché fugge per conto proprio, oppure il tempode che viene gettato e casualmente casca in piedi, insomma, sono cose. Sono puramente casuali. Solo che Tommaso d'Aquino, leggendo questa tesi aristotelica sul caso, sulla fortuna, che ci riporta quindi sempre al rapporto necessità e contingenza, prende molto più sul serio l'idea aristotelica dell'anteriorità delle cause essenziali per le cause accidentali. E cioè dice, tutti gli effetti contingenti devono essere riportati a delle cause essenziali. Non è quello che dice Aristotele. Secondo Aristotele, se fosse possibile riportare tutti gli effetti contingenti, casuali, a delle cause essenziali per sé, non ci sarebbe più contingenza in questo momento. Questa è la tesi, cioè Aristotele, che se ne dica, ha almeno due luoghi che sono fortemente antideterministi. Il capitolo 9 dell'interpretazione e i capitoli 2 e 3 del sesto libro della Metafisica. Ricordo molto brevemente soltanto l'esempio, perché è molto divertente, del sesto libro della Metafisica, quando Aristotele lo fa sempre in maniera dialettica, cioè consultare il determinista. Secondo il determinista, uno che sta mangiando ora dei cibi piccanti, ora, sarà ucciso tra un po', morirà tra un po' di morte violenta. Perché? Perché mangia dei cibi piccanti o salati, gli viene sete, esce per strada per dissetarsi, incontra un gruppo di hooligans, di malviventi, e viene ucciso. In realtà è interessante perché Aristotele non cita neppure i malviventi, ma ne ha neppure bisogno, e secondo Aristotele questo è il ragionamento dei deterministi. Cosa fanno i deterministi? Usano quello che in logica si chiama il meccanismo della retrodatazione del futuro, ma noi lo possiamo chiamare in maniera molto più semplice, cioè dicono, se tutto quello che è presente deriva già da cause che sono passate, anche il futuro deriverà dalle cause che sono presenti già adesso. Quindi, se il fatto che io sia oggi qui ad annoiarvi dipende da una serie di scelte della professoressa Beccarisi e mie che mi hanno portato qui oggi, beh, ugualmente quello che accadrà tra un'ora è il risultato di quello che sta accadendo adesso. Noi possiamo applicare al futuro lo stesso meccanismo che facciamo per il presente rispetto al passato. E se fosse così, tutto nel mondo accadrebbe di necessità, perché le cause sono già date. Risposta di Aristotele, ma non è vero che tutte le cause sono già date, perché nell'ambito della natura e nell'ambito intenzionale si producono e ci sono delle cause accidentali. E cosa sono le cause accidentali secondo Aristotele? Anche qui abbiamo piena definizione tecnica, cerchiamo di capirla, quelle che non attraversano un vero processo di generazione e corruzione. Cosa vuol dire? Sono quei fenomeni che non dipendono da una causa per sé precedente. Detto ancora più semplicemente, sono quei fenomeni che si producono spontaneamente, perché non dipendono da una causa essenziale che è già data. Allora, questo cosa significa? Che per Aristotele non è possibile riportare tutti gli eventi contingenti, casuali, accidentali a delle cause essenziali già date, altrimenti nel mondo tutto accadrebbe di necessità, che è quello che Aristotele nega. Tommaso invece dice, attenzione, forse Aristotele ha ragione, però è vero che nel mondo esistono già delle cause che sono già date. I corpi celesti e soprattutto Dio.
queste cause sono già là. Quindi alla fine una riconducibilità di tutte le cose dovrebbe essere sempre possibile. Quello che Aristotele nega, Tommaso in qualche modo lo concede, lo ammette. Questo emerge in maniera, state, non sto vedendo delle varie slide, ma cerco di sintetizzarle, diventa evidente soprattutto nel commento al sesto libro della metafisica, appunto uno di questi luoghi antideterministici di Aristotele. Il commento di Tommaso alla metafisica è un commento, come sempre, molto intelligente, molto sobrio, in cui Tommaso si propone quasi sempre solo di spiegare quello che Aristotele voleva dire, con poche digressioni in cui si prende delle libertà d'autore, in questo caso. E una di queste si trova appunto nel sesto libro della metafisica, quando, dopo aver esposto le tesi antideterministiche di Aristotele, Tommaso si ferma e dice: però attenzione, quello che Aristotele dice a proposito del fatalismo, cioè del determinismo dei corpi celesti, ci va benissimo. Solo che se si prende Aristotele troppo alla lettera, noi dovremmo negare anche in qualche modo la provvidenza e dire che tutto nel mondo accade semplicemente di necessità. Da una parte, questa sarebbe la strategia deterministica. Se invece seguissimo, scusate, Aristotele, noi dovremmo negare che esiste la provvidenza. Così come Aristotele nega il determinismo in generale, nega la possibilità che, per esempio, ci sia un determinismo astrale deciso che va fino in fondo, un aristotelico conseguente dovrebbe anche negare la possibilità della provvidenza. Perché? Perché ammettendo una causa che è già data, Dio, bisognerebbe negare la contingenza degli eventi in questo modo. E Tommaso si ferma, aggiunge questa famosa frase: il caso della provvidenza maiore ma avete difficoltà, ha una difficoltà, pone una difficoltà che è ben superiore, e decide in questo caso di non seguire Aristotele, anzi fa la solita operazione un po' più intelligente, cioè dice: ma no, ma se si legge bene Aristotele, forse anche Aristotele ha parlato di provvidenza, quindi dà un'interpretazione nel carità. Per farlo, che cosa fa? Utilizza quello che viene chiamato normalmente il sistema del triplice grado delle cause, il triplex gradus causale. Cioè dice: nel mondo ci sono alcune cause corruttibili, corruttibili e mutevoli, sono le cause del nostro mondo, il mondo sublunare, cioè la terra su cui siamo. Ci sono delle cause incorruttibili e mutevoli, che sono i corpi celesti, e c'è una sola causa incorruttibile e immutabile, che è Dio. Ora, qual è la differenza rispetto a questi tre ordini di gradi? Naturalmente queste tre cause sono disposte in maniera gerarchica. Al vertice c'è Dio, poi ci sono i corpi celesti, alla base ci sono le cause del nostro mondo. Le cause del nostro mondo sono tutte cause contingenti. Perché? Perché la materia oppone resistenza e tutte le cause di questo mondo devono agire sulla materia, perché la gente non è sufficientemente potente, quindi non può realizzare e vincere la resistenza della materia, perché naturalmente rientra nel nostro mondo anche l'idea che gli esseri animati razionali possono fare scelte diverse. Se si sale di grado, che si passa alle cause che sono i corpi celesti, molta della contingenza che c'è in questo mondo già scompare, perché i corpi celesti di fatto non hanno la potenza sempre ad agire, non possono essere impediti da altre cause. Quello che i corpi celesti non possono fare è evitare di agire sulla materia, perché i corpi celesti agiscono sempre tramite il movimento presuppone la materia, e la materia può sempre in qualche modo opporre una certa resistenza. Se si arriva al terzo grado di cause, cioè Dio, beh, allora in questo caso la contingenza sparisce del tutto. Cioè, nel senso che Dio è una causa che non può essere impedita da nessun'altra causa e che non può essere neppure limitata dalla resistenza della materia, perché Dio è l'autore della materia stessa, quindi può tranquillamente vincere la materia. Anche qui facciamo un esempio, che è lo stesso esempio di Tommaso. In primavera noi notiamo che diversi tipi di alberi fioriscono contemporaneamente, mandorli e peschi, per esempio. Allora, noi possiamo dire che se ci fermiamo a livello delle cause sublunari del nostro mondo,
la coincidenza della fioritura di questi alberi è puramente contingente, perché non ne vediamo la causa. Se lo riportiamo al secondo tipo di cause, cominciamo a dire, ah beh, attenzione, in realtà questi alberi fioriscono contemporaneamente perché sono il risultato delle stagioni, che sono il risultato dei movimenti dei corpi celesti. Quindi la contingenza è stata già molto ridotta. Se passiamo a Dio, beh, non c'è nulla che non sia stato già predisposto in qualche modo da Dio. Quindi nessun evento contingente o casuale sfugge alla provvidenza di Dio. Tutto quello che può essere contingente ai nostri occhi è in realtà necessario agli occhi di Dio. Quindi non rimane dunque che tutte le cose che accadono qui giù, quando vengono riferite alla causa prima, si ritrovano ordinate, non esiste per accidente, anche se sembrano invece essere in qualche modo accidentali, se vengono riferite alle altre cause. Quindi non c'è niente, secondo Tommaso, di casuale o fortuito nel mondo, qualora venga visto in rapporto alla provvidenza di Dio. Possiamo trarne già una seconda conclusione, poi cerco di essere molto breve. Dunque, una prima conclusione che noi avevamo tratto all'inizio è che per Tommaso esistono altri enti necessari oltre a Dio. Era già l'indicazione della terza via e del modo di leggere la causalità. E troviamo un'altra adesso, che per Tommaso, per la dottrina della provvidenza di Tommaso, nel mondo non ci sono eventi fortuiti e contingenti, allora questi eventi vengono riportati alla causa prima. L'obiezione che potreste farmi, che è la stessa che Tommaso si fa, allora nel mondo di Tommaso tutto è deterministico? Risposta: no. Ma perché? Perché Dio stesso, nella sua provvidenza, dispone il sistema delle cause facendo in modo che alcune producano degli effetti necessari e altre producano degli effetti contingenti. Per esempio, un qualsiasi evento contingente che si trova adesso in questo mondo deriva, secondo Tommaso d'Aquino, dal fatto che Dio ha disposto, ma attenzione, ha disposto necessariamente e dall'eternità, il sistema delle cause seconde, che sono impedibili tra di loro, in modo da produrre adesso un effetto contingente. Quindi, riportato a Dio, questo effetto non è contingente, lo è rispetto al sistema delle cause seconde, perché le cause seconde sono state programmate da Dio in maniera tale da poter garantire questa apparenza di contingenza. Se avete familiarità appunto con la filosofia moderna, è un po' l'idea leibniziana di come possa essere organizzata la contingenza del mondo a partire dall'armonia prestata di Tovati. Quindi, anche qui potremmo leggere, non abbiamo il tempo, ma l'idea è che tutto ricade in maniera necessaria sotto la provvidenza divina, ma che ci sia un ordo, una lex necessitatis e contingenzia, una legge della necessità e della contingenza, secondo cui Dio, per così dire, dispone la contingenza divina. C'è però un problema in questa tesi, anzi ce ne sono parecchi, è venuto a sottolinearne due. Il primo è che quindi, notate bene, su tutti i punti che abbiamo visto fino adesso, Tommaso è più determinista di Aristotele. Tutta la lettura novecentesca va in senso contrario. Siamo partiti dalla citazione di Gilson che dice: ah, Tommaso introduce l'idea della radicale contingenza del mondo. Se stiamo esaminando questa cosa, arriviamo a delle conclusioni diverse. Cioè, Tommaso sente la necessità di correggere Aristotele perché è troppo antideterminista, perché andrebbe a negare la provvidenza di Dio. Su questo torniamo alla fine. Il secondo problema è che abbiamo detto che Tommaso si era schierato con Averroè nel dire che, attenzione, la modalità non deve tener conto delle compatibilità esterne, delle interferenze esterne, deve tener conto di come può agire una causa, dei rapporti intrinseci di una causa. Quindi se Dio, che è la causa prima essenziale, non può essere impedito da nessuno, vuol dire che tutto quello che deriva da Dio è assolutamente necessario. Conclusione: se mettiamo insieme queste due tesi, nell'universo di Tommaso d'Aquino, anche se rispetto alle cause seconde alcune cose possono sembrare contingenti, tutto in realtà è perfettamente predisposto in modo necessario da Dio, secondo questa legge di causalità e contingenza.
abbiamo fatto di Tommaso un determinista nascosto, ma allora è soltanto un paradosso, cioè. E qui è l'altro elemento che citavo all'inizio, se vediamo le reazioni a questa teoria di Tommaso che ho tentato maldestramente di condensare sui rapporti causali, dunque le reazioni dei contemporanei, la cosa che salta subito agli occhi è che i contemporanei hanno immediatamente percepito come deterministica la tesi di Tommaso. E l'aspetto più interessante è che lo hanno percepito, per così dire, da destra e da sinistra. Cioè, scelgo due esempi, quelli citati prima, cioè un maestro della facoltà delle arti, quindi un aristotelico di professione, si gira di Gravante, e un teologo francescano, Giovanni d'Ascoli, quindi un teologo di professione, l'uno e l'altro, per motivi, per così dire, da due posizioni apposte, denunciano Tommaso come determinista e lo ritengono una forma di necessità. Poi scegliete voi chi è la destra e chi è la sinistra, se è di Gravante o Tommaso o Giovanni d'Ascoli. Sarebbe molto bello leggere il De necessitate contingentia causam di Sigelli Pavante, un testo bellissimo, e che è la risposta in realtà in filigrana alla posizione di Tommaso nel sesto libro della metafisica. L'interlocutore è principalmente Tommaso, e la posizione di Tommaso viene sintetizzata in questo modo. Rispetto ai futuri contingenti, dicono che è necessario che accadano, ma in maniera contingente. Allora, perché se lo sta sintetizzando così la tesi di Tommaso? Perché è necessario che gli eventi contingenti accadano perché sono predeterminati dalla provvidenza divina, ma è la stessa provvidenza divina che attraverso il sistema delle cause seconde fa sì che poi accadano nel mondo in maniera contingente rispetto alle stesse cause seconde. Ora, dice il Sigelli Pavante, c'è poco da scherzare, questa tesi, leggetela così, è contraddittoria. È semplicemente contraddittorio, si può dire che la stessa cosa è necessaria e contingente allo stesso tempo. E lo dice dicendo: questa tesi potrebbe essere interpretata in tre modi diversi, che ho tentato di tradurre e sintetizzare in questo modo. Non nel senso prima tesi, non nel senso che i futuri contingenti accadranno necessariamente, ma nel senso che se accadranno è necessario che accadano in modo contingente. Sigelli, un bravo logico, distingue la necessitas consequentia dalla necessitas consequentis, quindi vuole semplicemente dire l'unico modo per salvare questa tesi è quella di dire tutto può accadere in maniera contingente, dunque se una cosa contingente accadrà è necessaria che accada in modo contingente, necessità delitto per così dire. Questa tesi per Sigelli è corretta, ma peccato, non è la tesi di Tommaso, non è il modo in cui Tommaso intende questa frase. La preoccupazione di Tommaso è invece quella di mostrare che tutto è necessario rispetto alla provvidenza divina. Seconda possibilità di interpretare la frase che abbiamo appena letto, nel senso che tali eventi risultano contingenti rispetto a una causa prossima impedibile, una causa secondaria, ma non è riferimento alla provvidenza e all'intera connessione delle cause. È una tesi che Tommaso ha anche citato, implica che di fatto tutto accade in necessità, anche se risulta contingente rispetto a qualche causa particolare determinata. Questa tesi è per Tommaso e per Sigelli, scusate, falsa, perché secondo Sigelli è falso che tutto sia necessario rispetto all'intera connessione delle cause. Terza possibilità di leggere la tesi di Tommaso: questi eventi risultano contingenti rispetto all'intera connessione delle cause, alla provvidenza divina. Ma in tal modo la tesi di Tommaso è contraddittoria, perché non è possibile che sia necessario che un evento accada e che tuttavia accada in maniera contingente in senso assoluto. Anche qui proviamo a togliere la tecnicità. Che cosa sta rimproverando Sigelli a Tommaso? Che non è possibile che uno stesso evento sia contingente rispetto alle cause prossime e necessario rispetto alla causa remota. Alla fine, se si rimonta la causa remota, tutto è necessario, non è possibile. C'è un solo modo, invece, secondo Sigelli, per dire che le cose possono essere contingenti da un certo punto di vista e necessarie dall'altro, ed è quello di considerare la natura intrinseca delle cose e quello che è l'impedimento esterno. Ma è la via che Tommaso aveva scartato. Sigelli intende in questo modo, per esempio, la mia essenza, l'essenza umana, in se stessa è contingente. Non c'è nessuna necessità che io esista.
che io sia in vita. Questo è un fatto contingente perché io non porto in me la necessità della mia esistenza. Se però lo considero il rapporto alle cause, quindi una necessità di tipo condizionale o altro, allora diventa necessaria. Ma questo non annulla la contingenza intrinseca del mondo. È la tesi di Avicenna sostanzialmente. Per Avicenna tutto il mondo è contingente, ma poiché viene riportato a una causa, allora diventa necessario rispetto alla propria causa. Quindi l'alternativa si risolve distinguendo, per così dire, la contingenza intrinseca degli enti dalle modalità estrinseche dalle cause estrinseche. Ma abbiamo detto che Tommaso non aveva scelto questa strada, aveva scelto Averroè contro Avicenna, e quindi secondo Sigei si è impantanato in una tesi che è o falsa o contraddittoria, perché non è possibile che lo stesso evento sia necessario. Sarebbe interessante vedere che nella condanna del 1277 la tesi di Sigei viene condannata, questo anche sarebbe tutto un lavoro da fare, non perché troppo deterministica, ma perché potenzialmente antideterministica, cioè perché presuppone che qualche evento sfugga alla necessità della provvidenza, come dice Aristotele nel Sesto. Saltiamo la condanna del 77, l'altro esempio di Giovanni d'Ascolto. Allora, il passaggio più interessante si